numero di preprint, dove per lavoro non operario si intende la concreta realtà di un lavoro che è meno ingranaggio del processo lavorativo, ma che si colloca, sono parole peraltro di Marx, accanto a esso, con funzioni di sorveglianza e coordinamento. Quindi un lavoro sfruttato, un lavoro con una forte dose di cooperazione interna, ma cooperazione basata di più su informazione, attività intellettuale, competenze linguistiche. Centralità dunque del lavoro non operaio, o se volete, il fatto che quello che Marx chiamava intelletto generale, chissà perché l'ha scritto in inglese, era in realtà un punto di riferimento molto forte del suo pensiero, quello che conta nelle società moderne è il general intellect, polemica con la volonté générale di Rousseau, ripresa di un termine aristotelico, l'intelletto produttivo, va a sapere. Fatto sta che questo intelletto generale, dice Marx, è sostanzialmente scienza inferratasi nel capitale fisso. Bene, nel 77 sembrò, e a Metropoli sembrò, che questo intelletto generale, vero pilone non solo della produzione sociale ma dell'organizzazione della vita nel suo complesso, fosse meno capitale fisso, meno sistema di macchine e in certa misura lavoro vivo, cooperazione diretta linguistica e cognitiva del lavoro vivo, il diventare lavoro vivo del general intellect. Questo probabilmente significava l'accento che la rivista pose su intellettualità di massa, lavoro non operaio e al tempo stesso la rilevazione del carattere, questo fu un articolo che naturalmente suscitò l'indignazione della sinistra, ma se non avesse suscitato l'indignazione della sinistra non valeva la pena di scriverlo, un articolo che titolava Parassitismo del lavoro salariato. Sapete tutte le storielle sulla dignità del lavoro, sul fatto che ci si realizza nel lavoro e per carità nelle sue lotte. Bene, era venuto il momento di constatare che il lavoro sotto padrone era un costo sociale eccessivo, anche dal punto di vista econometrico, che ormai assomigliava in ampie parti del tessuto sociale al scavabuco e poi riempile. Con cui fu tenuta alta l'occupazione durante il New Deal americano. Parassitismo del lavoro salariato, generale tendenza alla fuoriuscita dalla società del lavoro, dove tutto si può pensare di questa fuoriuscita dalla società del lavoro, tranne che sia un processo edenico con qualche marcia trionfale. Al contrario, quando è il tempo della fuoriuscita dalla società del lavoro, ovviamente c'è chi lavora 15 ore al giorno tartassato da straordinari, c'è l'ansia, l'incertezza, anzitutto se volete esistenziale, morale, dell'avere un lavoro per alcuni mesi e non averlo più nei mesi successivi. Quindi è un teatro di contraddizioni feroci e tuttavia non si può non porsi il problema, che mi pare forse sia ancora un problema attuale, come organizzare la lotta politica, come organizzare un processo di emancipazione dal capitalismo nel tempo in cui il lavoro sotto padrone si presenta per così dire antieconomico. Che poi questa strada sia stata, come posso dire, che questo problema sia stato raccolto dalla destra negli ultimi 10-15 anni, in parte dalla destra europea, va a sapere il fenomeno Trump, era una delle possibilità, cioè non era un terreno che aspettava il Redentore, era il panorama a partire dal quale si potevano dare vie diverse, e questo rimane un problema. Io maledico chiunque usa il termine populisti, è un idiota, un imbecille e per giunta un imbroglione.
gli unici populisti conosciuti nel pensiero politico sono il grande movimento dei narodniki russi, legati soprattutto ai contadini, ma presenti nelle grandi città, che si batté contro lo zarismo. Il fratello di Lenin era uno di loro, fu torturato dall'Ucraina e impiccato. Questi sono i populisti. Il resto sono la possibilità di una rivoluzione a partire dalla contrazione del lavoro sociale necessario, oppure il fatto che questo divenga il terreno della destra. In Metropoli si distinse anche negli ultimi numeri, 7 in realtà, per il tema del, diciamo in inglese così funziona meglio, no? Dell'exit contro voice, vale a dire il tema dell'esodo. Un numero monografico, il 6° di Metropoli, illustrò questo tema in parte con riferimenti storici, gli Stati Uniti di metà 800, in parte con i comportamenti della forza lavoro giovanile in Italia a metà degli anni 70. Fuggire richiede più intraprendenza, più inventiva, più organizzazione e a volte più coraggio anche dal punto di vista delle forme di lotta violente, che non giocare la partita alle condizioni date. Vuol dire cambiare il contesto anziché trovare la soluzione più opportuna in un contesto già predefinito, in cui le alternative, per così dire, sono A, B e C. Fuoriuscita dalla società del lavoro, intellettualità di massa o lavoro operaio, il tema dell'esodo, questi sono alcuni frammenti di una diagnosi che Metropoli provò a fare del tempo nuovo. Negli anni 90 si sarebbe cercato, alcuni di noi peraltro, quantomeno anche alcuni degli uomini e donne che fecero quella rivista, provarono con altre riviste, fra le quali certamente il Luogo Comune, a tastare il terreno per capire se si poteva passare dalla diagnosi alla prognosi, cioè dalla diagnosi a concreti circuiti organizzativi. E domanda, sapete com'è finita? Temo di sì. Ecco, magari io partirei da un episodio che si presta alla narrazione, tant'è vero che nella rivista questo episodio è raccontato attraverso un fumetto. Dati i tempi, quelli di voi che sono meno giovani, diciamo, si ricorderanno che non era tipico del linguaggio di coloro che si opponevano all'assetto sociale, non era tipico usare il fumetto. Anzi, penso che sappia io che quello è il primo caso che su un evento tragico, non solo per l'Onorevole Moro, ma anche per decine e decine di altre persone, si sia usato il fumetto per esprimere un giudizio politico e anche in qualche misura una critica radicale alle BR. Il punto decisivo che dà a Metropoli un posto di rilievo nel tentativo di comprendere quegli anni è prima di tutto il fatto che un gruppo di compagni e di compagne che faranno questa rivista avevano un'attitudine critica verso le BR, non per la lotta armata, ma per come era concepita la lotta armata. Nel caso delle BR, il modello era quello sudamericano, ora niente di più estraneo a la situazione politica italiana che l'Argentina o il Venezuela o il Brasile. Bisognava fare uno sforzo da saltimbanco per confondere gli elementi autoritari di quei paesi con gli elementi autoritari del nostro paese. Per dirla in breve, mentre un attentato in Bolivia aveva l'effetto
di incoraggiare coloro che non avevano il coraggio o che comunque erano schiacciati da una invadenza psicologica dello Stato. In Italia non era così, in Italia non c'era niente di sacro nelle istituzioni, anzi era per alcuni versi peggio di ora, nel senso che il nostro ceto politico e loro stesso erano accusati di corruzione, e questa corruzione non è vagolante come ora quando parla Grillo. Quella corruzione era per esempio l'industria aeronautica degli Stati Uniti, delle cose molto precise e che tutti avevano la possibilità di constatare senza essere dei giornalisti investigativi. E rispetto a questo senso comune che si colloca alla rivista, detta in breve, il tentativo è quello di pensare a forme di lotta anche armata, ma per difendere delle conquiste materiali. Queste conquiste materiali erano poi, se volete modestamente, l'occupazione delle case, oppure l'assenteismo in fabbrica, oppure il fatto che i capi non osavano svolgere, i capi della fabbrica non osavano svolgere il loro ruolo, avevano timore di svolgere. Questo comportava o ha comportato anche episodi di lotta armata, ma è completamente diverso dall'agguato. L'agguato spinge alla specializzazione e quindi dopo un po' i compagni che facevano parte di questi nuclei clandestini finivano con l'essere dei rivoluzionari, sì, ma specializzati, che non c'è niente di più orrendo, perché la specializzazione è speculare rispetto a quella del poliziotto. Si pedina, si spia, si individuano i legami, tutta una vita che è orribile da vivere e che secondo me finisce col corrompere suo malgrado la persona stessa, malgrado che gli va riconosciuto ovviamente il coraggio e la coerenza, ma una cattiva coerenza. Metropoli quindi si pone in una situazione in cui c'è una critica di Valebier, per dire, alle formazioni armate, ma d'altro canto c'è un giudizio positivo sui mezzi usati dal movimento, compresa la violenza, per difendere le conquiste realizzate. Questo è il quadro in cui nasce Metropoli. Su questo poi avviene improvviso e inaspettato il rapimento Moro, e nel rapimento Moro, su cui ora vorrei fermarmi brevemente dal momento che ho finito il mio mandato col parteciparvi, non al rapimento, dico alla fase successiva, sul rapimento Moro credo che si sia giocato un altro aspetto che correva nel sentimento della rivista, ed è il rapporto col movimento operaio. Io sostengo che la rottura etica della storia del Partito Comunista avviene negli anni 70, non quando cade il muro di Berlino. Quando cade il muro, la frittata è già stata fatta. E negli anni 70 che i comunisti, quelli del Partito Comunista in fabbrica, fanno la spia, denunciano i brigatisti, non solo, ma si vantano, ricordo il caso di Pecchioli, si vantano di averlo fatto. Nel tentativo di trattare per Moro c'è la nostra idea, che si è rivelata sbagliata, ma noi lo sapevamo già, e quindi da questo punto di vista c'è un aspetto tragico di un'esperienza che va coscientemente alla sconfitta e che interpreta un avvenimento tragico nell'anima del paese, perché il fatto che il PC usasse i metodi delle leggi speciali comportava un errore, che il PC, che fino
a 4 o 5 anni prima ci aveva dato la federazione via di Frentano e noi eravamo più o meno gli stessi, anche se è vero che non erano ancora accaduti questi episodi gravi, ma la discussione, la tematica, anche il modo di approcciare il problema della violenza era già delineato in quegli anni del 68. E vorrei aggiungere che in questa trattativa per Moro c'era anche l'ipocrisia italiana, perché io e la Franco Pace siamo stati coinvolti direttamente in questa cosa attraverso una richiesta che ci è venuta da Zanetti, che era il direttore dell'Espresso, che a sua volta aveva ricevuto l'input da Scalfari, che a sua volta aveva ricevuto il consenso di Craxi, che a sua volta, insomma, era tutta quanta una catena in cui c'era però, anche per ragioni diverse, non tutte nobili, c'era un tentativo da parte di certi esponenti del movimento operaio di salvare la vita a Moro, non tanto perché volessero particolarmente bene a Moro, ma perché si rendevano conto che quello sarebbe stato un cadavere ingombrante per il resto della sua vita. Allora, questa io vorrei, prendendo questa occasione, ribadire che questa, per così dire, trattativa era semplicemente il fatto di indicare alcune mosse che il Ministero di Giustizia poteva fare, per esempio quello dell'isolamento delle carceri speciali, cose che a detta di più di un esponente di questi partiti era da fare comunque, cioè nel senso non si chiedeva di dare una medaglia al valor militare ai brigatisti, si chiedeva di chiudere quelle carceri e di eliminare quegli articoli di legge che erano chiaramente, dichiaratamente contro la stessa nostra Costituzione. Non c'è da meravigliarsi, perché noi abbiamo ancora il 41 bis, per cui per 13 volte la Corte Europea ci ha condannato, non una volta, 13 volte, dicendo che è un trattamento disumano. In quel periodo i trattamenti disumani riguardavano non solo una tortura psicologica come il 41 bis, ma riguardavano la tortura vera delle persone arrestate. È in questa atmosfera che si è dipanato il tentativo di Metropoli, ed è in questa atmosfera che la cosa è fallita. Io però, associandomi a quanto diceva Paolo prima, vorrei qua ribadire con un po' d'orgoglio che questa è stata l'unica rivista che ha assunto coscientemente un sentimento di tragedia e che, se si rileggono questi articoli, si capisce che appunto non contavamo niente, ma avevamo capito quasi tutto. Ho finito. Mi è capitato a Bruxelles di una presentazione informale a una bella libreria che c'è lì, Parchemin, di fare la storia, la controstoria, le origini, lezione, patologia, le cose di Metropoli, e lì è durata delle ore, la gente era anche interessata, ma non è il caso, non è possibile qui. Allora, volevo dire, tagliando tutto questo, ne potremo parlare magari, non so, e dico anch'io, sono delle cose complementari, quali mi sembrano gli assi costitutivi di questa esperienza, perché uno è sempre un po' imbarazzato all'idea di dire 30, quanti sono, anni dopo
e la propria fierezza e i propri dubbi su una cosa che ha contribuito a fare. Allora, io credo che ci siano due o tre cose forti. Da un lato, nell'approccio, nel piglio, non voglio dire nel metodo. Questo nome, l'autonomia possibile, non è tanto una questione di merito, è un atteggiamento di critica riflessiva, di critica, non dico autocritica perché è un termine che è stato corrotto dagli usi inquisitoriali di vario genere nei secoli, ma voglio dire, è questo discorso l'autonomia possibile giustapposta a quella esistente, costituita, alle forme inevitabilmente consolidate, ossificate, e quindi lì c'era un discorso contro la malattia, a mio parere, dell'identitarismo, di una sorta di autoreferenzialità che può sembrare biografica. Tutti siamo attaccati anche sentimentalmente a delle cose, ma l'identitarismo, in fondo, si dice il patrimonio di, è una figura patrimoniale, è una figura della proprietà, quant'altre mai. E lì, in questo senso, Metropoli era nata per sbagliare, per non confortare questa sorta di autoriproduzione, autoreferenziale delle ideologie, dei linguaggi, delle testate e delle cose. E non in modo furbesco, come sciogliamo tutto e poi così il filo lo tireremo dentro.